Salve amici, buongiorno, benvenuti o bentrovati sul canale. Oggi facciamo una sbarbata in gemellaggio, oggi che è il 5 maggio, domenica, con Fabio Cancilleri, se ce la farà a poter partecipare, e Paolo Formisano. Facciamo una sbarbata in gemellaggio di sapone, ovviamente, e useremo il sapone della Proraso, la linea rossa, con ovviamente il suo pre-barba nel caso e anche il dopo barba, per me la stessa linea, non so gli altri due o altri che si potranno aggregare. Sarà un gemellaggio molto sfizioso, per appunto che saluto anche tutti i partecipanti di Instagram e anche del WhatsApp, appunto, di questo nostro gruppo, anche i gruppi di Facebook. Un abbraccio a tutti, e in particolare mi soffermo per chi saluto sempre: Andrea Talenzi e Claudio D'Incalci. E un abbraccio un po' a tutti, che ci scambiamo un po' i saluti. E saluto Alessio Irrera, con un grande abbraccio anche lui, e tutti quanti, insomma, ci sappiamo come sempre. Bene, incominciamo a bagnarci il viso con l'acqua calda e man mano andremo ad usare prodotti che vi dico in che modo useremo i nostri prodotti. Per prima cosa andremo a realizzarci con il pre-barba, il viso è bello bagnato, ecco qui, che farà il suo bel effetto. Lo chiudiamo. Mentre il pre-barba fa l'effetto, il suo lavoraccio, oltre che naturalmente andremo ad usare questi, vi dico anche gli altri prodotti che andremo ad usare: il pennello, che mondiamo la schiuma all'interno della ciotola Proraso, il pennello e l'Omega Roma Colosseo. Questo pennello, già vi scrivo un po' quello che sono, è un 110 centimetri e mezzo come altezza, un peso di 84,45, nodo 31, ciuffo 55, manico 50. Per un'informazione, ovviamente, è un airbrush, quindi è un sintetico che imita il tasso. Un pennello molto quotato, molto funzionale, benissimo, questo qui. Per la sbarbata useremo uno chavette, lo chavette Focus R28 AL, che ho armato con la Threat Carbon. Ovviamente possiamo spostarci di qua, lo vediamo un poco meglio. Ecco. Questa è l'esposizione che poi io metterò su, naturalmente, la mia recensione su questo rasoio e le mie sensazioni avute, quindi le mie considerazioni al riguardo. Il rasoio della Focus Slim AL R28, armato, ripeto, come l'ho detto, con la Threat. Questa è l'esposizione. Possiamo anche vedere qui l'esposizione di lama, penso che si possa anche vedere un po' da quest'altra parte. Un bel rasoietto in alluminio. Bene. Andiamo a fare la nostra bella schiuma. Ci spostiamo di qua ed ecco la crema che stiamo usando, è il per barbe dure, e ovviamente, come ben sapete, della Proraso abbiamo, che con olio di sandalo e burro di karité. Eccolo qui, olio di sandalo per barbe dure. Ovviamente le stesse caratteristiche ce l'ha anche, diciamo, il pre-barba. Oggi sono riuscito ad alzarmi un poco prima
devo spostarmi per lavoro, sperando che quando sto a caricare il video mi preparo e quindi recupero un po' di questo tempo, sperando di poterlo editare e andare online stesso in mattinata, spero, altrimenti sarà per il pomeriggio che quando avrò la pausa dovrò cercare di farlo quello. Ma se ci riesco stamattina, perché mi sono alzato proprio per fare questo. La profumazione è quella che è bellissima, è una crema invernale naturalmente, come molti di voi già sanno. Avrebbe bisogno, richiederebbe qualche minuto ancora in più per, diciamo, una schiumata, è una schiuma perfetta, ma io la faccio un po' più idratata quando uso lo Chiavette, motivo per cui già così per me va benissimo. Il prebarba è sotto, il viso è già bagnato e il pennello è ben idratato. Il pennello Omega, questo qui, è uno di quelli che dicono gli esperti monta anche il cemento. È un bravissimo, bellissimo pennello, bravo nel montaggio, ma la realtà è che ha un bel nodo, però è grande. Almeno per quello che è il mio viso. Mi trovo bene perché a me piace mettere le dita all'interno del ciuffo. Per la pelata è andata proprio alla grande. Mi trattengo qualche minuto in più per insaponare, visto che i peli sono un po' più lunghi e ho già qualche problemino di un graffietto provocato da una distrazione di una sbarbata in privato. Quindi lo dico perché eventualmente non lo sapesse, è la terza sbarbata che facciamo con in gemellaggio. Io, gli altri la fanno, l'avranno fatto anche gli altri. Metterò insomma sui vari video. Allora, ecco qui alluminio OL. Andiamo mano destra, lato destro, sempre con la pelle ben tesa, lo dico per chi è alla prima volta, ecco così tirando. Guardate la recensione di questo rasoio, perché ho avuto delle particolari sensazioni e impressioni, per cui bene. Mano sinistra, lato sinistro.
è particolare anche un po' piccolino e bisogna poi magari svuotarlo un po' più spesso. Perfetto, sciacquiamo un po', è sempre bene avere le mani ben asciutte. Ecco fatto, insaponiamo per una seconda passata. Sempre il fatto che sia il pennello molto bagnato, la schiuma ben idratata, e ci metto anche un po' d'acqua, ribagno tutto. E voilà, ragazzi, però se si può usare ancora qualche, diciamo, qualche crema invernale ancora per il momento, credo. Poi era un po' difficile, andremo per le cose belle estive. Fatto delle sbarbate con delle pelate, ho avuto anche delle irritazioni, come ho detto sto preparando un video mostrando le mie sensazioni, spiegando ovviamente. Questa lametta, poi io lo dico sempre perché è una cosa che noto, sembra che dopo il primo passaggio sta perdendo il taglio e continua magari a perdere il taglio, invece no, resta così. Perfetto, andiamo sull'altro lato. Pietra al lume.
qua è un fatto che sì, io purtroppo mettiamo quest'altro tipo di occhiali. Ecco fatto, penso che così. Posso abbassare. Scusate, mi faccio una sciacquatina. Passo un altro po' di sapone. Che proprio ne ho messa troppo, guardate qua, troppo, guardate quanta scivola, messa troppa, però comunque aiuta e fa bruciare di meno e usare il l'allume di docca. Allora, le considerazioni di questo rasoio io le ho messe nella recensione, comunque vi anticipo anche qualcosa chi non abbia tempo di andare a guardare. È un bellissimo rasoio, tutto in alluminio, leggero, però ha delle particolarità. Le lame che dovrebbero essere coperte con la punta non lo sono, almeno in molti hanno avuto questo tipo di rasoio così. Almeno gli altri che abbiamo parlato e quindi nei commenti. È leggero, molto leggero, ed essendo in alluminio ha bisogno per l'apertura, per la chiusura, che adesso vi faccio vedere proprio questa cosa così, che poi come dire è un po', vedete? Spostiamo di qua, vedete? Mettiamo un po' per aprire regolarmente, c'è questo e bisogna fare così. Io all'inizio ho fatto in questo modo qui, ho messo le dita qua facendo così, mi si è piegato, quindi bisogna stare molto molto attenti per aprirlo. Ecco qui, una volta aperto, questa è la lama, bisogna rimetterla. Ecco, quando è arrivata qui, più di questa non va naturalmente, ha bisogno delle curve per essere ben serrato. Io faccio in questo modo, metto anche qui che cerco di metterlo all'interno, insomma la lama, il taglio, tutto quanto, e poi spingo e dovrei chiudere. In questo caso mi appoggio alla parete, perché se faccio così mi trovo male, però qui non è coperta del tutto, né qui e né qui. Vabbè, questo comunque è una delle sciocchezze, perché però le coperture però non hanno la funzione. Poi guardatevi il video che metto sopra, che magari, scusate, mi tolgo l'allume di rocca. Il pennello Omega è una favola. Anche questo rasoio, questo sciavetto, ma perché è leggero, bisogna farci la mano, proprio perché la leggerezza porta a come dire, a perdere un po' il controllo, magari si dà, e può succedere qualche distrazione al riguardo.
Inoltre è molto piccolino, quindi andrebbe sciacquato perché la schiuma che prende nel passare per il taglio poi a un certo punto si riempie subito. Vabbè, ma quella non è anche, però anche questa è una cosa da tenere presente, se fosse stato un po'. È buono qui, sicuramente, che adesso non l'abbiamo usato per i baffi, però 2-3 mm in più che trattiene anche un po' di schiuma non sarebbe stata la fine del mondo per quello che riguarda. La crema che abbiamo usato è una crema favolosa, io ne sono veramente tra le tre linee, ovviamente le quattro che sono la bianca, la blu, è una delle mie preferite, la rossa. Il dopo barba, sempre della stessa linea, molto bello. È alcolico perché io, quindi, diciamo, gel non mi piacciono, non li preferisco, tra l'altro. Il montaggio fatto nella ciotolina dà la possibilità a questo pennello di esprimersi maggiormente nel suo montaggio, perché la ciotolina ha le alette all'interno che permette, queste alette qui all'interno, che permette di sbattere il pennello vicino e quindi di aumentare. Sono le zigrinature qua, anche se dicono che questo sarebbe servito per il sapone duro da mantenere, ma comunque io credo per ambedue le cose, anche perché molti barbieri usano questa qua, usavano io per quando mi ricordo pure io, e io mi trovo benissimo. Il pennello, come abbiamo detto, monda di tutto, è molto bello. Ragazzi, questa sbarbata è finita, io, come sapete, mi tengo ancora un po' il pizzetto, non so per quanto ancora, me lo sono anche aggiustato, un po' accorciato eventualmente, perché troppo lungo poi non mi è piaciuto, ho dovuto accorciarlo un pochettino, e tutto sommato ci siamo fatti passare anche questo sfizio. Vado ad usare la crema prep per le irritazioni, come sempre, ma la metterò solo sul lato del viso dove ho fatto la barba. Spero di poterlo inserire online stesso in mattinata di oggi. Sarà veramente, mi sono alzato presto, ma 40 minuti prima, messo la sveglia, proprio ad esempio ancora una mosca volare. Questo è un piacere, perché quando facciamo il video poi succedono sempre confusione. Bene amici, vi ricordo che metto su il video della recensione anche nelle schede finali, metterò magari anche la recensione di altri rasoi, se qualcuno gli farà piacere andarla a guardare, vorrà guardarlo, saperlo, però ho già anticipato la cosa. È stata una domenica meravigliosa per me, spero che aderiscano tutti e due, anche altre ovviamente, a questo gemellaggio. Grazie per l'attenzione, vi auguro una felice domenica, ci vediamo alla prossima sbarbata. Ciao!